prima che assaggiate questo vino vorrei spiegarvi in che modo sono arrivato a questo discorso, a questa idea di fare il vino con l'uso delle anfore. Dopo aver fatto un viaggio in California nel 87 e aver assaggiato in 10 giorni circa 1000 vini, veramente la delusione mia era al culmine. Tornato a casa ho detto a mia moglie: sono stufo di questi vini convenzionali, qui le cose nel vino non funzionano bene, vanno in una direzione opposta al rispetto di salvaguardare la terra e la genuinità del prodotto. Ho iniziato a interessarmi dove è nata la vite e dai testi storici sono arrivato al Caucaso, alla Georgia, ed era, per me era l'obiettivo del viaggio successivo da fare, non era più gli stati nuovi dove producono il vino da 50 anni, ma era il Caucaso dove è nata la vite. Nel Caucaso fanno il vino nelle anfore da oltre 5.000 anni. Il problema era come arrivarci. In quegli anni la Georgia faceva parte ancora dell'Unione Sovietica ed era impossibile arrivarci lì perché tutto era un segreto, nessuno doveva dire come lavorano, quindi era difficile. Dopo il 1991, dopo che la Georgia si è separata dall'Unione Sovietica, incominciavo già ad avere più speranze, ed è chiaro che poi anche lì c'era la guerra civile e il primo viaggio sono riuscito a fare a maggio 2000. Arrivato in Georgia a maggio del 2000, sono subito andato nella migliore zona per la produzione del vino bianco e anche rosso, che si chiama Cacheti, è a sud del Caucaso, a sud della Cecenia. Mi fecero assaggiare il loro vino autoctono, il Cazzetelli, aperto l'anfora che era ancora con la vinaccia. Per me era una sorpresa incredibile il vino, che mi hanno versato mezzo bicchiere, ho detto no, solo assaggio, poi ho richiesto di nuovo un altro assaggio. Era buono, 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 e lì diciamo che sono rimasto folgorato di questo tipo di lavorazione. Si dice vino è sottinteso vino bianco, a differenza che in Europa, che uno quando pensa al vino pensa automaticamente al vino rosso, lì invece è bianco. E il motivo per quale è considerato il vino bianco grande vino è per il fatto che le uve bianche fanno macerazione fino a 8-9 mesi, le uve rosse mai più di 3 settimane, massimo un mese. E questo è il grande vantaggio delle uve bianche rispetto alle rosse. Vivono più a lungo con la mamma uva. In Caucaso andai per la prima volta nel maggio del 2000, però a casa mia, nella mia cantina di Hum, ho già fatto la prima sperimentazione con un'anfora da 230 litri che mi è stata portata da un amico che viveva in Georgia, e lì ho fatto le prime esperienze e soprattutto le prime emozioni del vino, che veramente le fermentazioni in quell'anno mi facevano tremare il cuore a vedere fermentare l'uva nella terracotta sotto l'anfora interrata. A novembre dell'anno 2000 mi sono arrivate le prime anfore.
quindi troppo tardi per riuscire a fare già l'annata 2000. Le abbiamo sistemato in cantina e poi con l'annata 2001 abbiamo qui a Oslavia fatto il primo vino delle Amphorae. Il risultato era splendido, splendido che io ho fatto in quel momento poi anche delle notti senza dormire solo perché pensavo come riuscire a fare tutto il vino nelle Amphorae, come sistemare la cantina nuova per le Amphorae per il futuro.